cari amici di Radio Speranza, a tutti un calorosissimo e continuo augurio per queste festività passate e tutte quelle che dovranno venire. Un buon anno, felice per tutti, ma soprattutto sereno e in salute. Questa mattina il Movimento per la Vita ospita degli amici carissimi, ospita alcuni soci dell'associazione Insieme con Matteo. Se vi ricordate, già un tempo fa c'è stata una trasmissione con questi amici, con quest'altra associazione, perché loro sono bravissimi. L'associazione Insieme con Matteo fa attività di beneficenza e il Movimento per la Vita, in più nello specifico il Centro di Aiuto alla Vita, la Casa di Accoglienza, è già stata, come dire, gratificata ampiamente anche in passato dall'attenzione e soprattutto dalla generosità di questa associazione. Siamo qui questa mattina per raccontarvi un po' della storia di Insieme con Matteo, ma soprattutto per farvi partecipi di un momento bellissimo che abbiamo vissuto insieme. Il Movimento per la Vita e il CAV sono stati ospiti di una serata di beneficenza che ormai è diventata storica, è diventata usuale a Nocciano presso il castello. L'associazione promuove una tombolata, ma poi ve ne diranno di più loro, bellissima e molto simpatica. E la cosa importante è che di solito questo momento di festa poi si concretizza anche in generosa e nobile attività di volontariato e soprattutto di generosa disponibilità per gli altri. È vero? Chi mi risponde per primo? Innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie Patrizia per questo invito, molto grazie a voi. Apprezzato. Io mi presento, sono Fabio Immacolato e sono il vicepresidente dell'associazione. E qui con me c'è anche... Io sono Elio e rinnovo gli auguri per un sereno e felice anno 2015. E io sono un socio e sono il papà di Matteo che appunto ha dato il nome a questa nostra associazione. Cosa abbiamo fatto di bello? Vuoi dirlo? Beh, diciamo che durante la premessa di come è nata questa associazione, forse l'hanno fatta già anche i nostri amici. Sì, diciamo due parole, magari c'è qualcuno che non ci conosce. Diciamo due parole. Niente, questa associazione appunto è nata in seguito alla morte di questo nostro amico Matteo. E con la mamma che è il presidente abbiamo deciso di creare questa associazione. Questa associazione si occupa di svolgere attività ludiche, prettamente ricreative, tipo tornei di biliardino, briscola, gare di pesca, tombolate. Benissimo. E con tutto il ricavato... Insieme in allegria, insomma. Beh sì, quello è quello che ci contraddistingue. Sì. Scusa se ti interrompo, Fabio, volevo soltanto dire che la maggior parte dei soci è composta da ragazzi trentenni, quindi tutti giovani che erano amici di Matteo. Ma la cosa importante, adesso a prescindere il rapporto con Matteo, che chiaramente è indissolubile da questa vostra realtà, è importante che ci siano tanti giovani nel mondo dell'associazionismo e del volontariato. Questo perché? Perché i giovani, Elio, tu lo sai meglio di me, hanno sempre idee fresche, hanno sempre iniziative nuove, hanno sempre la capacità di, come dire, di dare una sterzata, no? A noi che siamo un pochino più grandi, di poco, ma siamo un pochino più grandi, è vero Fabio? Noi sì. Possiamo portare l'esperienza, ma bravo, i giovani portano l'entusiasmo. Loro sono il motore. Beh sì, in effetti il nostro direttivo è composto tutti da ragazzi sotto, diciamo, io sono il più grande, quindi ho 32 anni. E allora, quindi siamo tutti ragazzi coetanei che hanno condiviso anche un percorso di crescita insieme, insomma, andando a scuola insieme, conoscendosi. Poi il nostro paese è molto piccolo, quindi ci si conosce tutti. Ho visto però con piacere per la seconda volta che questo momento di aggregazione che voi fate presso il castello, la cosiddetta tombolata, è veramente particolare. Perché lo vuoi dire tu, Elio? Perché io ho visto una capacità di stare insieme tra queste persone che non è usuale. Infatti noi ringraziamo tutti gli abitanti di Nocciano perché conoscono le nostre attività e quindi partecipano ad ogni manifestazione che svolgiamo. E poi noi documentiamo tutto ciò
che prendiamo da questi eventi e ciò che facciamo di donazione. Sì, sì, ho letto. Chiaramente noi non è che ci dobbiamo sostituire alle istituzioni, che non possiamo fare assistenzialismo, perché con il nostro budget, però una tantum, quando c'è una richiesta particolare, come abbiamo fatto con voi, il Movimento per la Vita, noi possiamo intervenire. Io ho letto, perché voi avete fatto un rendiconto molto chiaro e molto specificato, no? Ho letto appunto nella nostra venuta al castello che avete sostenuto nell'anno 2014 non solo noi generosamente, ma anche altre associazioni. Sì, oltre al Movimento per la Vita abbiamo sostenuto l'associazione dell'AIL, e poi anche donazioni alla Caritas, e in più in questo periodo di crisi, e a Nocciano c'è purtroppo anche molta povertà fra le famiglie, stiamo aiutando queste famiglie con dei pacchi viveri. Perfetto, Sempre in collaborazione con l'assistente sociale del Comune di Nocciano. Del Comune, certamente. La collaborazione con le istituzioni, come dicevi tu prima, non ci possiamo sostituire, ma dobbiamo camminare insieme, vero Fabio? Diciamo che noi facciamo la nostra parte, è quello che insomma manca forse attualmente in questo clima mondiale, direi, c'è un po' troppo egoismo, e l'egoismo è la radice cancerosa di tutti i mali. Tutti mali, certo. Quindi noi cerchiamo di fare la nostra parte e di essere un po' da esempio, anche perché noi con le nostre forze non è che possiamo pensare di risolvere i problemi del mondo, ma nessuno può pensare di farlo. Assolutamente, certo. Però quello che possiamo fare, che è sempre stato fatto anche da tutti i grandi maestri che sono venuti qui sulla terra, è stato sempre quello di dare l'esempio, no? Quindi noi cerchiamo nel nostro piccolo di essere da esempio per poter magari spronare altre coscienze a fare queste attività. Ma io penso che a parte il creare l'esempio, quello che è bellissimo è creare una rete, perché attraverso una rete di solidarietà, ciascuno nel proprio piccolo, ovviamente, come siamo noi, voi, tantissime altre associazioni, creando una rete, il cittadino qualsiasi, anche chi non ci conosce, ci può raggiungere, perché con il passaparola da un'associazione all'altra ci possono raggiungere. Noi, come già ho detto altre volte, abbiamo due centri per la distribuzione a Pescara, uno in via Tavo e l'altro in via Scarfoglio, e anzi ieri sera siamo stati proprio ospiti della parrocchia di Stella Maris in via Scarfoglio, che ci ha permesso di divulgare il nostro messaggio durante la realizzazione di un bellissimo concerto. Quindi anche queste piccole cose, no? Andare in una chiesa oppure in una scuola, un'università, in una piazza, in un posto qualsiasi, crea rete. E questo è il lavoro più, io credo, più bello, più gratificante che facciamo, perché sappiamo di aver messo un'altra tesserina a questo mosaico grandissimo che è la nostra società. Mi sembra che dobbiamo fare una pausa musicale, e allora non vi staccate dalla radio, rimanete incollati e torniamo subito. Yeah.
Nuovo, Movimento per la Vita, Centro della Vita, l'associazione Insieme con Matteo. Prima di dare di nuovo la parola a loro, io vi lancio un'altra informazione, perché eravamo rimasti d'accordo, carissimi, penso che ve lo ricordiate, che questi nostri momenti servono sì a dire ciò che facciamo, ma soprattutto a farvi partecipi delle nostre attività. Perché? Perché anche chi magari è a casa, non sta bene, è malato, non può uscire, ha i bambini piccoli, fa freddo, eccetera, eccetera, magari, ecco, si sente parte della nostra realtà. E quello che dicevo ieri sera nella parrocchia di Stella Maris, congedando tutti gli amici presenti, tutti insomma gli ospiti della parrocchia, dicevo questo: quando ascoltiamo una parola non ci capita a caso. Se oggi parliamo di Insieme con Matteo, Movimento per la Vita, che significa? Significa che chi ci ascolta da oggi in poi non può più far finta di niente. E se ha una necessità, se ha un problema, se sa che c'è una donna in gravidanza che magari è tentata di rifiutare la vita del figlio, o per esempio a Nocciano c'è una famiglia in difficoltà, non lo sa, adesso lo sa, lo sappiamo tutti, quindi siamo tutti investiti di questo ruolo, il ruolo di essere rete, perché se costituiamo una rete nessuno cadrà giù. Rimarremo tutti dentro la rete, questo è importante, vero Elio? Sì, questo è molto importante e da parte nostra stiamo sensibilizzando anche attraverso la parrocchia le famiglie di avvicinarsi a noi, se hanno bisogno poi c'è sempre l'assistente sociale che collabora con noi e dovremmo anche aprire un centro Caritas parrocchiale. Perfetto, perfetto. Il centro Caritas parrocchiale, che chiaramente è presente oramai in tutta la nostra diocesi, in tutte le nostre parrocchie. Sì, noi stiamo facendo i primi passi e entro i primi mesi di quest'anno dovremmo avere una struttura funzionale. Benissimo, benissimo. Senti Fabio, invece per voi giovani c'è qualche progetto in corso, c'è qualche iniziativa che vorreste comunque avviare? Come associazione? Come associazione. Beh, innanzitutto attualmente c'è la campagna di tesseramenti che è ancora aperta, noi ci sosteniamo anche con il tesseramento volontario, un'adesione volontaria, sì, che costa 10 euro, una tessera a validità annuale, con questi soldi noi paghiamo le spese fisse che abbiamo comunque di gestione dell'associazione e in più questa tessera poi dà la possibilità di eleggere un direttivo, un presidente, certo, come da statuto. Per quanto riguarda le nostre attività che vorremmo intraprendere, nell'ultima riunione che abbiamo avuto con tutti del direttivo è sorta l'idea e la volontà di creare un progetto nostro firmato Associazione Insieme con Matteo. Noi per adesso tutto quello che abbiamo ricevuto come donazioni o come pagamento delle iscrizioni, dei tornei, abbiamo tutto devoluto in beneficenza ad altre associazioni come il Movimento per la Vita, certo, che sono operativi sul campo. Sì. Adesso è nata questa idea di voler creare un nostro progetto, quindi sicuramente un servizio, quindi. Sì, sicuramente non è una cosa che viene fatta su due piedi, ci dobbiamo un po' ragionare, sopra, riflettere. Certo. Ci siamo proposti ognuno di fare un'idea, di buttare giù due righe per poterne parlare insieme e vedere cosa esce fuori. Potrebbe essere una buona prospettiva per quest'anno creare un nostro progetto. Per il resto, le solite attività che comunque tutti gli anni già proponiamo, che sono tornei. Quindi attività estive forse più. Beh, si svolgono più in sì, estate. Sì, diciamo queste? Che si parte con il 1° maggio con una pesca di beneficenza. Poi c'è il giorno del compleanno di Matteo, c'è un torneo di biliardino. Nel periodo estivo c'è una gara di pesca. Ah, e dove la fate la gara di pesca? Di solito a Catignano, l'abbiamo fatto il primo anno a Chidiscalo, al Teaterno. Uh-huh. Il secondo anno l'abbiamo fatta a Catignano, al lago The King of Lake Catignano. Uh-huh. Però non abbiamo un punto fisso, preciso. Vediamo poi di decidere preciso dove farla. Senti, visto che stiamo parlando ovviamente di Nocciano, vogliamo fare un augurio, un saluto a Immacolata. Immacolata è una nostra vecchissima amica, ma non di età, nel senso che da tantissimo tempo collabora col Movimento per la Vita.
da quando lei ancora insegnava, quindi già da un po' di anni fa, e Immacolata ci ha presentato più di una ragazza in difficoltà che abbiamo ospitato in quegli appartamenti che avevamo all'epoca in via Giannina Miglia. Adesso invece siamo in via Monte Petroso, però già all'epoca Immacolata ci ha, come dire, ha fatto rete con noi e ha fatto delle cose veramente grandi, importanti. Quindi Immacolata, tanti auguri e di una pronta guarigione e ti aspettiamo. Immacolata è sicuramente un'istituzione, ma non solo Incrollabile. a Nocciano, penso ovunque, cioè, è conosciuta Immacolata. Io l'ho conosciuta per la Caritas, per il suo impegno, diciamo, nella cucina della mensa Caritas, ma non solo quello, quando si raccoglievano gli alimenti da donare alla Caritas, poi come hai detto tu con il Movimento per la Vita, ma non Sì. solo, diciamo, lei è sempre in prima Pronta. linea, Sì. operativa, attivissima. E io quando penso a Immacolata penso a quelle persone, a quegli uomini di buona volontà di cui si parla, di cui sicuramente hai Di cui si sentito legge, di cui si parlare. legge. E quindi Immacolata fa parte anche della nostra associazione, è Sì, una sì, socia sì, sì. attiva e Immagino, sì, immagino. quindi tanti auguri di E a presto pronta arrivederci. guarigione, la vogliamo in mezzo a noi per aiutarci con le sue L'avremo idee. nostra ospite allora, non appena sarà in grado Tra di. l'altro Guglielmo è uno della nostra associazione, il figlio di Sì, sì, Immacolata, sì, sì. quindi. Era quello che tirava le palline della tombola. Esatto, è stato anche qui con Sì, 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 Gabriele sì, l'altra sì, volta a eccellenza. parlare a nome C'è dell'associazione. la regia che ci fa strani segni, ci vogliono di per forza che dobbiamo smettere, noi non vogliamo smettere. Allora, carissimi tutti, noi vi ringraziamo dell'attenzione, ringraziamo Radio Speranza che da tanto tempo ci ospita e ci permette di far giungere le nostre voci, a chi magari non si può muovere, chi esce, chi non può, come dire, partecipare direttamente. Vi salutiamo tutti, vi facciamo di nuovo gli auguri per un 2015 veramente, come diceva Elio, in serenità. Chiude Fabio. No, niente, grazie a tutti per l'ospitalità. Volevo solo dire a chi ci ascolta, se volessero informazioni sulla nostra associazione, sugli eventi che facciamo e su come poter partecipare, possono scriverci una mail a insiemeconmatteo@gmail.com oppure trovarci su Facebook, abbiamo una pagina, Associazione Insieme con Matteo. Perfetto, Elio, un saluto Un veloce. saluto a tutti e rinnovo i miei auguri di pace e di serenità per tutto l'anno. Grazie E a grazie a tutti, Patrizia. grazie a Grazie tutti. Patrizia, Arrivederci, grazie. a voi.